Tingo stupore! Oh, chi sarà mai? Oh, mi è uscito un bollalino Banfi! Attenzione! C'è chi i libri li scrive, fa di tutto per pubblicarli, c'è chi se li fa scrivere da altri e poi se li tiene lì. Esatto, abbiamo un collegamento webcam, lo avete già visto? Benvenuto, benvenuto a Stefano D'Andrea! Benvenuto Stefano! Ciao, buongiorno a tutti! Ciao Stefano, allora un servizio molto molto particolare, intanto stiamo facendo vedere anche profilidautore.it che è il sito di cui adesso ci parlerà proprio Stefano. Allora Stefano, come funziona? Ci sono persone che smaniano dalla voglia di pubblicare un proprio libro, ce ne sono altre invece che forse smaniano dalla voglia di avere la propria vita raccontata da qualcuno, ed è quello che fate voi di base, no? Esattamente così, succede che ci sono persone che hanno voglia di raccontarsi ai propri figli, ai propri parenti, a se stessi, ma non hanno le capacità per farlo. Non tutti sono capaci di scrivere, allora chiamano me, chiamano noi, siamo un team e noi andiamo, registriamo alcune informazioni con un semplice registratore, un po' di volte, e dopo io scrivo, metto insieme quella che può essere una biografia scritta a quattro mani. Stefano, scusami, ma al di là forse della capacità o incapacità di scrivere, ciò che frena molti, credo di poter dire così, confrontandomi con le persone di tutte le età, è che poi dopo tu dici io voglio scrivere un libro su di me e poi è faticoso scrivere, quindi penso che ci siano anche molti che in realtà magari avrebbero le possibilità ma non hanno poi questa capacità reale di fare qualcosa, giusto? Soprattutto perché le persone che vogliono fare due conti con la propria vita hanno un'età abbastanza avanzata e hanno costruito la loro esistenza su professioni le più varie che non sono leggermente legate alla scrittura. Quindi la scrittura davvero diventa una specie di ostacolo insormontabile, ma il racconto di sé, soprattutto vocale, è sempre vivo. Capita spesso di avere il nonno che vuole raccontare alcune storie, non so, sotto l'albero a Natale, eccetera, e a me la passione è nata quando mi sono dimenticato di intervistare mio nonno e poi mio nonno è mancato e adesso non posso più chiedergli che cosa era successo quella volta in cui. E a volte le storie si dimenticano, se ne vanno, invece se rimangono su carta è meglio, è più bello. Beh Stefano, mi viene in mente un film meraviglioso che è Big Fish, che forse è film e libro anche stupendo, sì, no? Che parte proprio da questo presupposto, cioè mantenere comunque una memoria storica della vita, ad esempio in quel caso di un padre. Però quello che mi interessava di più sapere è, ma le persone che, come dire, vi raccontano le proprie storie per poi farne un libro, un romanzo, vi chiedono anche di romanzarle? Cioè sono persone che in fondo ci sono alcuni episodi della vita che desiderano magari un pochino cambiare e lasciarle in memoria in una versione magari anche un po' diversa? Oppure sono proprio fedeli ai fatti e vogliono che vengano riprodotti come sono accaduti? Allora, naturalmente ognuno fa storia a sé, quindi ci sono gli uni e gli altri. Ci sono quelli che vogliono essere molto molto precisi e addirittura scalettano la propria vita, anno per anno, e hanno quell'anno fatto così, abbiamo fatto queste vacanze, quell'anno è nato il tale figlio e poi abbiamo fatto... Perché probabilmente ha una forma mentale e io mi adeguo ovviamente al suo desiderio. Qualcun altro che invece, poi io non so come sono andati fatti veramente, mi racconta delle storie che sembrano a volte implausibili, comunque molto spettacolari, e io mi limito a registrarle e a metterle in forma in modo che a leggerle diventi una lettura gradevole e intrigante. Il contenuto, sul contenuto naturalmente io non posso indagare, mi limito a registrare e a mettere nella forma che mi viene richiesta. Quando c'è un momento in cui ci confronto sulla botta, allora lì possono apparire dei momenti di frizione, anche perché le botte, questo è capitato una volta sola, la persona che voleva farci fare il libro le ha date da leggere ai propri figli. I propri figli, naturalmente, avendo punti di vista differenti, hanno ognuno messo le proprie correzioni, no, non è andata così, non è andata così, non è andata così. E lì è stato un po' difficile, allora io preferisco avere a che fare con una persona sola che mi racconta la sua vita. E quella è... Stefano, scusami, una cosa che abbiamo già detto ma lo ribadiamo, che è secondo me ancora più bella perché rimane ancora più interessante, più privata, e cioè che voi scrivete per far sì che un familiare possa per esempio regalare il proprio libro a qualcuno o tenerselo anche a casa sua, cioè non è che va poi nei negozi, questo è un aspetto importante. Bravissimo, cioè non essendo legati direttamente a una casa editrice che ha bisogno di produrre migliaia di copie, certo.
Si può stampare anche solamente una copia del libro. I libri li stampo in una maniera digitale, che però ve ne posso fare vedere uno, non vi faccio vedere la copertina per una questione di privacy. Però i libri sono veramente libri, sono oggetti veri, se ne possono stampare una, due, dieci, 100 copie, e il prezzo è davvero piuttosto ridotto per la stampa digitale. Questa è una fortuna, diciamo, che qualche anno fa senza i servizi di stampa digitale online non ci sarebbe stato, un servizio che non sarebbe potuto esistere. Stefano, grazie, dobbiamo salutarti purtroppo. Ci vediamo presto, io guarderò a voi. Grazie per essere stato con noi, Stefano D'Andrea, ideatore di Profili d'Autore. Vi diamo anche il sito, che è profilidautore.it, quindi un'altra bellissima idea che dal web arriva, grazie alla quale, insomma,